utilizzare i rifiuti organici per produrre energia e compost. Questa è l'attività che sarà condotta dal biodigestore inaugurato grazie ad Alia Multiutility al polo impiantistico di Montespertoli in località Casa Sartori, un impianto dove in passato sorgevano una discarica e poi più recentemente un sistema di compostaggio. È un impianto strategico perché valorizza la frazione organica e quella degli sfalci e darà ovviamente un risultato in termini di produzione di compost, quindi di ammendante, 12 milioni di metri cubi di biometano, quindi una risposta doppiamente importante. Tra l'altro è la frazione per la quale eravamo scoperti, l'organico è l'unica frazione che la Toscana manda fuori dai confini regionali per 160.000 tonnellate, che è l'esatta dimensione di questo impianto. L'energia green prodotta dall'impianto è il biometano ricavato dal trattamento dei rifiuti organici. Quello di Montespertoli è l'impianto più grande del centro Italia e dimostra come queste strutture possano essere collocate anche in zone di grande pregio paesaggistico. Ogni anno sarà possibile trattare fino a 160.000 tonnellate di rifiuti organici attraverso il processo di digestione anaerobica. Qui produrremo biogas, 12 milioni di metri cubi di biometano che verranno poi portati alla dorsale SNAM, poco sotto rispetto a qui, e da qui poi verrà ulteriormente trattato per produrre compost, quindi un ammendante destinato all'agricoltura. La realizzazione di questo impianto è un traguardo non solo per Montespertoli, ma per tutta la Toscana. Posti un attimo in là.